Ho sperato di andare meglio tutto quello che ho detto in questa sala questa sera, ma ho sentito parlare solamente di cultura, sport e poche altre cose. Il documento di consuntivo del bilancio io lo vedo generalmente molto più corretto di quello che presentiamo stasera qui a Paolo, perché il consuntivo è qualcosa che si modifica nel tempo. Cioè, alla fine si fanno le correzioni perché le esigenze della finanza, gli eventi nazionali, regionali, provinciali modificano l'azione del comune che aveva preventivato. Noi non solo non vediamo qua nessuna modifica, anche se il nuovo è arrivato a maggio dell'anno scorso, e dunque pensavamo che il nostro sindaco, che veniva dalla, diciamo, come si dice, la società civile, no? E aveva calcato e sapeva bene come si fanno le strutturazioni nelle grandi aziende, pensavo che arrivasse a Pordenone e desse una svolta, non dico subito ma dopo qualche mese, perché comunque i canoni di gestione sono quelli. Invece, come si dice, c'è stata una continuità, ma voi pensate veramente che il nostro paese ha avuto continuità? No, ha avuto uno stravolgimento. E allora come si fa a continuare la continuità quando ci sono degli stravolgimenti come quelli che stiamo subendo, dove la politica ha rinunciato al suo io e abbiamo messo dei tecnici, dove dei tecnici sono lontanissimi dalla cittadinanza, ve lo dico io, lontanissimi. Questi signori non so cosa insegnassero in grandi, ma mi rendo conto anche proprio stasera di la verità, perché sembra che sia una costante dei professori e dei docenti, quindi di essere molto lontani dal tessuto sociale. Io ebbi da consigliare a sindaci precedenti al nostro sindaco Pedrotti e diede alcuni consigli e disse qualche volta la domenica, non tanto d'estate, anche d'inverno, andate in periferia a bere uno spritz la domenica mattina alle 11 e ascoltate cosa dice la vostra gente al bar, davanti a un banco, magari che non sa nemmeno che c'è il sindaco presente, è difficile per un sindaco perché ha dei contatti che viene diventato subito, ma dico sì, ma magari, ecco, e questo è il modo migliore per capire cosa succede nel territorio, perché qua siamo lontani, qua diciamo che la cultura è l'essenza della vita, ma signori, tra poco avremo una gente che verrà qua davanti a chiedere un posto di lavoro, a chiedere dei soldi per vivere, io non so, l'umore non c'è presente, ma non so cosa succede nel territorio, cioè non so se abbiamo messo delle guardie giurate nel territorio, perché fra poco dovremmo arrivare a tanto, perché forse non ci rendiamo conto che le nostre famiglie, i nostri cittadini, non arrivano qui dal paese, ma non è che arrivano a chiacchiere perché hanno la fuoriserie e che vogliono andare al mare, non arrivano proprio in materia a vivere con la propria famiglia qui dal mese. E noi cosa gli proponiamo? La cultura, lo sport, ma scusa, su questo bilancio positivo cosa c'è che abbiamo lanciato Pordenone sull'industria? Cosa facciamo per i posti di lavoro? Cosa facciamo per creare interessi in questa città? Perché qualcuno venga a Pordenone perché c'è lavoro, perché trova la casa, o viene a Pordenone perché c'è la cultura? Io sono cosciente che quello che ha detto l'assessore mio è bello, quando le cose sono normali, uno sceglie di andare al cinema, di andare al teatro, di andare al mare, di andare fuori a parlare con gli amici, ma quando deve mettere su pignata la sera e non ci sono i fagioli, non ha tanto pensiero dove deve andare, raduna la famiglia e dice: signore, domani mattina figli, moglie, cominciamo a ridurre le spese della famiglia, tagliamo, si comprano quelli di Grudino, si va più al cinema, la macchina non si cambia. Questo è quello che stanno facendo le nostre famiglie pordenonesi oggi, a meno che voi non siete nelle, non dico dorate stanze vostre, ma se andate in periferia, andate nei bar a parlare con la gente, forse capite che hanno tutti i figli occupati e devono lavorare anche no. Adesso c'è la nostra ministra che ha inventato i 70 anni di andare in pensione, come se parlasse su di lei, ma un muratore, ma secondo voi se va a 60 anni gli danno il 60%, se va a 65 gli danno il 90%, se va a 70 gli danno il 120%, ma quale imbecille può fare questa proposta? Che se un muratore ha bisogno di 60 anni, sarà stato preso del tanto della paga, e se va a 70 ne saranno di più, ma perché un muratore potrà pensare a 70 anni secondo voi? Ma allora o siamo lontani da questo nostro mondo in cui viviamo generalmente, oppure veramente non capiamo più niente.
Può darsi che un politico possa andare in pensione a 30 anni se fa solo politica da 50 anni, un magistrato, un forse un professore, ma già lì la demenza senile viaggia fisicamente, non viaggia sull'età, sulla lunghezza degli anni, perché qualcuno può vivere anche 10 anni di più, ma non è che le vive come quando aveva 20 anni, evidentemente, no? Invece noi facciamo questo ragionamento e teniamo i nostri figli a casa disoccupati, che dormono fino alle 11, e i genitori di 65-66 anni vanno a lavorare. Poi, creando assenteismo, perché evidentemente a 65-66 anni, come lei conosce bene la fabbrica, mangiano alle 10:40 del mattino, vanno a lavorare alle 5 e mangiano alle 6 di sera, una settimana così, settimana diversa, quando non fare i 3 turni, 4 turni. Ora, quando si ha 20 anni, 30 anni si possono fare queste cose, quando si arriva a 60 anni si fa più fatica e se lo si fa si ammala più spesso. Io basta che parlare con un medico, i medici mi dicono che chi lavora in linea, lavora nelle fabbriche, a 35-36 anni sono rotti, le persone sono rotte, proprio non li riduci più, e no, noi li facciamo andare ancora 10 anni avanti, tanto se no abbiamo la pensione, non è che facciamo i tagli di questo paese, riduciamo queste cose e qua siamo lo stesso. Qua si era chiesto a questa amministrazione di nuovo taglio, e guarda, abbiamo un problema. La vecchietta che prende 700 euro di pensione al mese e che si è fatta la casa nel 55 lavorando in miniera in Belgio a Borgo Meduna paga come l'ingegnere che prende 10.000 euro e la casa in Genova Pordenone. Ora voi pensate che questo sia possibile in un paese normale, che una persona con 700 euro al mese paghi come una con 5.000 di reddito al mese perché ha un'abitazione? E come l'ha fatto? Non so. A Valangello, a Villanova, cioè abbiamo, Pordenone ha un altissimo tasso di proprietà della casa personale dove si ha. Noi abbiamo detto a questa amministrazione diamo un corpo, diamo un segnale, fermiamo, io ritengo che sia indispensabile fare, e mi ripeto, la via Capucina, ma in questo momento la percorriamo via Capucina, secondo voi è una via di terzo mondo? Non mi pare. Lo faccio molte volte al giorno, non mi pare che sia una via del terzo mondo. È così necessario spendere 2 milioni e 300 mila euro per fare quella strada? No, lo farlo, possiamo farlo tra qualche anno, tra un anno, tra due. Dobbiamo pensare oggi a vedere se riusciamo a garantire ai nostri cittadini il lavoro e una casa. Questi sono due beni essenziali, perché una volta si andava anche senza pietre ciclabili. Una volta si andava, si giocava con un pallone sulla strada, sulle piazze, sul cortile dell'agglomerato di case popolari, del grandello insegna, poi gli abbiamo fatto il centro sportivo. Ma adesso siamo in grado noi di dire a questi qual è il lavoro, è una cosa così, come dice, stranissima. Secondo voi un giovane, perdone, trova lavoro oggi? Perché io voglio capire questo. Che risposta diamo a quelli che sono disoccupati? Questo comune che dice sempre che la regione deve fare l'ospedale. E signori, dall'88, se voi andate a vedere i verbali, dall'88 che lo dottor si lavorava, chiede il distretto sanitario di Pordenone, sapete dove è il distretto sanitario di Pordenone? Io vi invito ad andare a visitare i distretti sanitari degli altri comuni metri, quelli piccoli, sono in muratura, hanno tutte le crismi della sanità sanitaria, della sicurezza, noi, caro Zanonino, da quando abbiamo chiuso l'INA di via Cavalleria, siamo nelle baracche, il distretto del Pordenone è nelle baracche di legno, però non c'è stato mai tempo, lo sento, tu ti ricordi le battaglie fatte col sindaco Cardini, con il distretto sanitario, lo ricordi? Dunque pensate di cosa parliamo, però sembra che se la regione deve fare l'ospedale questo venga fatto in 448 magari con i pali, paletti e gru davanti, perché poi qua lo sappiamo come stanno le cose, non è che questo possiamo raccontare non di tante volte. O ci decidiamo a diventare il ruolo con Pordenone, altrimenti poi diciamo ma Udine, è ma Trieste, ma se pure a Pordenone giochiamo ancora in queste cose qui e non andiamo a prenderci insieme, come si faceva negli anni 90 del mondo di casa, quando un socialista e un democristiano andavano a Roma, perché uno era sindaco democristiano, a Roma c'era il socialista, a prendere dei soldi anche per Pordenone, che aveva solo Udine come campione del mondo, Pordenone aveva, forse sbagliamo, allora dobbiamo mettersi un po' in linea e chiedere.
questa poltrona ormai è ferma da troppi anni. Da troppi anni. L'unica cosa che abbiamo visto crescere qui sono i fiorellini, i gladioli che cambiano costantemente le aiuole. Bellissime. Io non ho visto altre città con l'arredo che ha questa città di Pordenone. Questa città di Pordenone. Lasciamo perdere i paletti delle piste ciclabili, sono di un tipo molto particolare, quando magari si poteva usare anche cose più appropriate, ma adesso questo non è più possibile. Adesso questa amministrazione avrebbe dovuto ridurre il peso delle famiglie. Qua abbiamo detto, ma anche se poi, perché questi soldi che noi spendiamo per la cultura, per lo sport, da dove vengono? La tassazione delle nostre famiglie. Allora, se noi in una famiglia nota diciamo che paga meno e magari facciamo un po' meno cultura, un po' meno sport, non credo che si strappano le vesti perché questo succede. Ma gli dici che forse riesce a comprare un abito più al figlio di casa piccolino, oppure dargli anche lui un po' come una cartella più decente e non darlo a prendere il recupero. Questo io gradirei che dicesse questa amministrazione, perché o non conosciamo i tempi in cui stiamo vivendo e facciamo finta di niente, continuiamo ad andare avanti come si andava avanti in questi ultimi 10 anni. La cultura è importante, si stanziano 2 milioni di euro, nello sport abbiamo visto i finanziamenti. Ma scusate, ma questa città ha sempre fatto sport. Sapete come si finanziava lo sport? Con le aziende, con gli sponsor delle grandi aziende. Come mai oggi non ci sponsorizzano più come sport? Perché sono sparite. Le aziende purtroppo non ci sono più, l'attività economica è praticamente a zero e ha grande difficoltà, per cui non interviene più l'azienda privata a sponsorizzare la squadra di calcio, la palestra, il nuoto, no, lo deve fare il comune con i soldi dei cittadini, perché questo è ormai il fatto. Allora il comune paga la manutenzione degli impianti sportivi, paga le attività, come abbiamo visto, i finanziamenti fatti della gara di calcio, eccetera, eccetera. Non era il comune una volta, erano società sportive che avevano il padrone, quello che era, uno che aveva la fabbrichetta, l'industria, il negozio e quant'altro, e faceva questo. Ditemi quali sono le realtà che portano uno sponsor oggi sulle nostre attività sportive, se no il comune. Il comune è diventato il maggior sponsor di queste cose qua. Ma il comune, le sponsorizza per i soldi cittadini. Allora pensiamo che ancora oggi è possibile che il comune non abbassi un IMU ai propri cittadini in un momento così particolare, però poi trova grandi risorse a dare alla cultura e allo sport. Beh, insomma, dovremmo pensarci un po' a questo, penso, no? Anche perché, guardate, quando adesso arriveranno qua in piazza disoccupati, mandiamo l'assessore mio, che le spiegherà la parte finale dell'intervento che ha fatto, della cultura e l'ignoranza, e dirà queste parti. Guardate che voi pagate l'IMU, però qui a Pordenone facciamo cultura, altissima cultura. E dunque, insomma, siccome noi abbiamo quello che abbiamo, con i vostri soldini che ci versate nelle casse dell'IMU, anche di questi, ma pure di altre tassazioni, vanno a pagare queste cose qua. Questo dovremmo dire proprio, perché non pensate mica che questo paese da domani mattina risolve quanti problemi, no? Cioè che si comincia a avere lavoro, cultura di nuova disoccupazione e si comincia a star bene di qua, no. Questa situazione qua io non la vedo così chiara nel prossimo futuro, così bella, come qualcuno può pensare che arriva uno, magari al prossimo anno, quando si vota nazionale, arriva Mandrake e questo paese di colpo andrà benissimo, ci sarà lavoro, ricchezza, tutto quello che chiede una persona oggi per vivere di accordamento. Non sarà così. Allora, o noi facciamo un po', non le cicale, ma le formichine, e mettiamo uno stop, e da quello stop riprendiamo un lavoro serio, orientato sulla cittadinanza, sui nostri cittadini. Io parlo dei pordenonesi, non parlo di altri. Oppure dovremmo fare come si fa ormai di norma, colpa della regione con i soldi, siamo nel cenerentolo della regione, la provincia spende di qua, lo Stato quello di là, perché questo è quello che si dice oggi. Ma cosa ha fatto questa, cosa ha fatto anche in grande previsione questa amministrazione? Ho sentito prima parlare dell'ospedale, ma scusate, lo cede, ho letto un'intervista sul giornale dell'assessore. Bisogna che coinvolgere la società civile di Pordenone per creare delle rete dello CEDE, bisogna fare riunioni, convention, come non si farà mai niente, va lì. E noi saremo qua per 4 anni, le vedremo ancora lì per 4 anni.
perché questo succederà, e lì da 15 rimarrà ancora per 4. E quando si comincia a parlare che bisogna coinvolgere le categorie, poi noi chiediamo una commissione aperta, trasparente, per fare una riduzione della spesa di questa amministrazione comunale, no, lì no, li stiamo già facendo. Ma allora questa amministrazione dia un'idea di quello che vuole fare la città veneziana. Vogliamo rilanciare questa città? Ma scusate, state, io penso che voi vogliate come vi voglio presentare. Negozi che chiudono in centro, intere vetrine chiuse, affittasi, vendesi, ma questo è prosperità. E davanti a queste noi poi ci impariamo davanti a una struttura come la Comitella, grazie a Dio, ben fatta, perché non è che uno fa tutto quanto male, e diciamo che ha triplicato, quadruplicato ogni la certo, ci mancherebbe, una struttura del genere non sarà mica disegnata, no? Cioè, non so quante città la possono avere. Certo, se parlassimo del Palazzo Bandiera, un po' diventa diverso, no? Lì invece vogliamo un'università, ma con quali soldi la paghiamo? La vogliamo e come la paghiamo? Come paghiamo questa cosa qua adesso? E quel palazzo lì, come lo facciamo? Sappiamo tutto quello che chi è antico di questa sala, sa anche del palazzo di Overdam, della regione, prima della Banca Bulgaria, fatta invadendo sotto i sotterranei anche il territorio del Don Bosco, perché qua le natrici erano quelle cose, poi venduta alla regione, cioè alla fine era comprata la regione, perché altrimenti rimaneva lì, quella era la struttura, la struttura era comprata noi, è sempre di una banca. Cioè le banche riescono a trovare le istituzioni pubbliche che comprano ciò che loro hanno fatto, ma siccome erano, io comprerei più una fabbrica, se fossi, non comprerei queste strutture lì, che sono passive. E invece per noi non sono sparite le fabbriche, abbiamo fatto incendi commerciali, ma nessun comune non si è posto il problema di guidare lo sviluppo di questa città. Abbiamo fatto crescere sulla cintura, più del centro, pazienza. La strategica del centro rimane lì ferma con le topaie, con questa che avevano messo dei vincoli perché era l'architettura archeologica, no? Sta demolendosi, non so se l'avete vista, però nessuno dice nulla. Adesso può anche cascare la struttura lì, però se un imprenditore voleva intervenire doveva stare attento al mattoncino, però adesso può anche cascare, non c'è problema. Rimane lì ferma, in centro Pordenone, e fa vanificare la passerella che era nata per quel discorso lì, e sta demolendo il centro di Pordenone, perché ditemi perché uno una sera del mio Pordenone, che trova le vetrine spente sotto il mezzo di sera, che non può essere veramente incredibile che cosa la sera, non so se avete visto. Allora io dico, mi preoccuperei come amministrazione di quello che succede nella mia città, che i negozi chiudono, che nessuno più investe e che le grandi fabbriche di tiratura anni 70 non ci sono più. O comunque se ci sono non sono neanche nostre. Che domani mattina se decollettano noi ci troviamo non 9% di occupazione, ma 20% in questa città qua. Io mi auguro che non facciano questo. Un modo per non fare questo era quello che avevamo suggerito, diminuire l'IMU sulle imprese o diminuire l'IMU sulle case, sulle abitazioni. Allora uno veniva ancora a Pordenone a investire, a fare la fabbrichetta, invece in queste situazioni la fabbrichetta viene chiusa, e quando arriveranno le prime rate all'IMU, io sono convinto che molti artigiani dopo l'estate non aprono più, non aprono più. Allora io dico sempre, ma se non fanno questi i posti di lavoro, che fa? L'istruzione pubblica non può più assumere, investimenti non ce ne sono più, le fabbriche chiudono, io voglio vedere chi farà l'occupazione a Pordenone, oppure nella provincia di Pordenone. E dunque abbiamo perso ancora una grande occasione. Io, come ho detto, sono sindaco, aspettiamo, lei ha detto nell'intervista che adesso diventava decisionista, dia una remenata da questo andarsi, proprio da stile privatistico. Adesso lei è arrivato da poco, ha una grande esperienza nell'impresa privata, ma questa poco, 10 mesi, un po' poco. In politica un anno e niente, esattamente. Vedo un attimino quello che si può fare, però ricordatevi che per me l'obiettivo rimane sempre alla mia comunità dare il lavoro e la casa. Sono due beni fondamentali e essenziali che chi ha lavoro e la casa ha la dignità e ha il potere economico per sopravvivere. Questo io penso che non si deve chiedere e penso che noi come si dobbiamo dare. Grazie Consigliere Di Moro.